Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qui con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi, seppur tardivamente, perché il gioco non è più recentissimo, Tormentum Dark Sorrow, un'avventura grafica dalle tinte molto dark, per cui dobbiamo ringraziare il nostro amico Michele che mi ha omaggiato di questa copia e mi ha dato così la possibilità di portare il gioco sul canale. Sono curiosissimo, mi intriga un casino l'idea di base, per cui partirei senza grandi preamboli, convinto e consapevole che sicuramente sarà degno di nota. Agisci in modo da trattare l'umanità tanto nella tua persona quanto nella persona di ogni altro, sempre nello stesso tempo, come un fine, mai unicamente come un mezzo. Già che cominciamo con questa massima di Kant, mi aspetto un po' di tutto. In principio era il buio, poi lentamente iniziai ad aprire le palpebre. Sentii un forte vento del pavimento, sembrava ondeggiare. Improvvisamente mi resi conto di non essere a terra. Mi trovavo in alto, oltre le nuvole, rinchiuso come un animale in una gabbia metallica, collegata ad una macchina volante. Non lontano vi era appesa un'altra gabbia, con un altro prigioniero. Ah! Salve straniero, vedo che non sono venuti a prendere solo me. È un topo, ratto, cane con il pizzetto. Sono entrati di notte nella mia capanna e mi hanno rinchiuso in questa gabbia. Ora mi preoccupo per la mia famiglia. Sono rimasti lì, completamente soli. Compaiono quando il cielo inizia a piangere, con lacrime di fuoco. Sembra rapisca solo le persone segnate dal male. Le trasportano al castello con le loro macchine volanti e da lì nessuno fa più ritorno. Sono giunti nella nostra terra moltissimo tempo fa. Ironia della sorte, i nostri antenati li aiutarono ad erigere in questo luogo un castello. Nessuno allora, neanche nei peggiori incubi, sospettava quali fossero i loro piani. Ma di chi? Non mi merito tutto questo, non sono cattivo. Ho sempre condotto una vita semplice, cacciando per cercare di sfamare la mia famiglia. Sembra che la macchina stia perdendo quota. Ci stiamo avvicinando al castello. Io temo di essere muto. Di base. La mia testa era colma di domande sulla situazione in cui mi trovavo. Qual era il motivo per cui mi trovo in questo luogo? Si trattava forse di una sorta di punizione? Che cosa volevano da me? A differenza del mio compagno di sventura, io non ricordavo nulla. Nella mia mente prendeva forma solo l'immagine di una strana scultura sopra la cima di una montagna. Si trattava di una scultura a forma di mani, rivolte verso il cielo. Tra di esse si trovava una statua di donna. Non sapevo di che posto si trattasse. Tuttavia, nel mio inconscio avvertivo il bisogno di trovarla. Tuttavia, prima sarei dovuto fuggire da questo posto orribile. Mamma mia. E come? La macchina atterrò su un piazzale posto all'interno del potente castello. Delle guardie dagli elmi cornuti mi hanno trascinato in una cella, posta nella torre del castello. Passato del tempo, una delle guardie è tornata e mi ha parlato. Creatura indegna, presto scoprirai la sofferenza della tortura, pure. Il posto in cui ora ti trovi spremerà fino all'ultima goccia del male rinchiuso nelle tue viscere. Fino a quando l'argilla è nelle mani del vasaio, tutto è possibile, possiamo ancora trasformare la tua anima marcia nonostante le azioni con cui l'hai plasmata in passato. Ma io chi so? È ancora tutto da decidere. Ricorda che il pugnale del destino ha due lame, da un lato ci sono le torture e dall'altro ci sei tu stesso. Anche se ti può sembrare che nulla dipende da te, in realtà dipende tutto da te. Tra poco ci rivedremo nella sala delle torture. Ma anche no. Diciamo che di base è terribilmente angosciante. Mi ricorda un po' Dark Souls, un po' gli Iron Maiden. Non chiedetemi perché, ma ho fatto queste due associazioni. Ordunque, che... possibile che qualcuno dei miei predecessori abbia voluto lasciarmi in questo modo un messaggio? La quarta. La quinta. La quinta. La quarta giù. L'ho già annotato. Poi. Ah. Oh no, ora dovevo tirarlo in qualche modo fuori da lì. Il dito. Ho sollevato l'avambraccio dello scheletro. Chissà, potrebbe essermi utile. Mi sa di sì, mi sa. Allora, avambraccio dello scheletro. Per biglia. Ho estratto l'occhio di cristallo. Quest'ultimo emana una luce rossa.
Che imponenza in tutto ciò che ci circonda. Il corvaccio c'ha un pezzo di qualcosa. Il corvo volato qui con qualcosa nel becco sembra sia una lamella metallica. Questo uccello si è nascosto qui per proteggersi dalla pioggia di meteoriti. Poraccio. E dunque, il coperchio è avvitato, non sono in grado di aprirlo, ma la lamella sì. Dunque, ah, ok. Allora, io devo mettere, ok, gli ingranaggi, me la dare da arrivare qua. Eh no. Dunque. Ragioniamo, cerchiamo di ragionare. Lo so, ma non... non basta. Ah, ecco! Ce l'ho fatta, il meccanismo si è dimostrato essere piuttosto rudimentale. La grata si solleva, è il primo passo verso la libertà. L'ho già fatto. Ho trovato un frammento di specchio. Non vedo più nulla degno di attenzione in questo posto. Andiamocene. Oh, vedi che... ci sono... deve ritrovare tutti i pezzi mancanti dello specchio. Ho il sospetto che abbia qualcosa a che fare con la statua dell'angelo. Occhi per vedere, un cuore per sentire, luce per illuminare il buio. Ecco. L'angelo di pietra dimostrerà la via solo se soddisferai queste tre condizioni. Che era luce per occhi per vedere, un cuore per sentire, luce per illuminare il buio. Le candele hanno illuminato la statua dell'angelo. Occhi per vedere, un cuore per sentire. E vabbè, lo abbiamo capito. Allora, qui c'è un pezzo di specchio. E va bene così. Poi... e dunque, vabbè, il cuore non lo abbiamo, per cui tanto vale. Qua, volendo, ci dovremmo mettere un cuore. Quando sarà qui su l'occhio. Mamma mia, vabbè, ne serve un altro. Vado. No, allora, era la quinta, questa. Sul fondo del pozzo riesco a vedere un oggetto luccicante, se solo riuscissi a far alzare il livello dell'acqua. Era la quarta. Qua? La lamella. Sta lamella fa tutto. La lamella tutto fare. A quanto pare ho trovato il cuore di pietra. Qualcuno ci teneva a nascondere questa piccola. Questa piccola non ho fatto il tempo a leggere. Vabbè. Dunque. Ma io, scusate, posso rivedere? Sì. Uno. Ah! Devo abbassare le prime. Dunque, tranne la prima. Tranne la seconda. Sì, ma. Fatto un altro pezzo di specchio. Non mi è chiaro il concetto.
Cioè, una, due, tre, quattro. Ho capito, però c'è. Non ha molto senso sta cosa. Qua c'è un pezzo di specchio. Qua mi sembrava un altro occhio, ma no. Non riesco a far... Dovrei fare in modo... Questa roba rimanesse... Scusate, se qua dice... O è l'ordine, dobbiamo valutare una cosa. Se cambiando ordine... No. Se invece faccio tipo così... Sì. Ok, quindi è una serie. 1, 2, 3, 4 e 5. Oh, vedi che... Azzeccando l'ordine... Bene, è stato l'occhio di cristallo, quest'ultimo emana una luce rossa. E quest'altro enigma lo abbiamo portato via. Credo che sia tutto. Salvo colpi di scena. Allora. Mettiamo l'occhio. Occhi 2. Poi, specchio delle mie brame. Lo specchio è stato completato, bene. E il cuore. Il cuore di pietra ha cominciato a lampeggiare con una luce rossa. E adesso... Ah, ecco. No. Non è molto chiaro il come. Ah, ma volete scommettere che... Allora. Forse... Deve... Entrare negli occhi. No. No, ha detto una cretinata. Perché... Non ho ben chiaro dov'è che deve... Scusate, eh. Occhi per vedere, un cuore per sentire, luce per illuminare il buio. Il buio. Il buio. Non mi è ben chiaro dov'è che dovrei puntare sta luce. Oh, ce l'ho fatta! I raggi si sono disposti formando un simbolo. La terra ha iniziato a tremare, la statua sta cadendo a pezzi. E dietro di essa si cela l'ennesimo enigma. Allora, non ho niente a parte la lamella. Che cosa posso fare? Devo trovare... Qui manca qualcosa. Mi sembra che manchi qualcosa. Sì, ma io vorrei il principio di base. Non è minimamente chiaro. Ah, ecco. La lamella faceva parte di questo meccanismo. Bene. Bisogna capire. Ah, ok, quindi devo far combaciare le cose. Di conseguenza... Di conseguenza... Ma io posso anche... Qua... Uno questo qui... Poi qua questo qui... Qua ci va... Credo questo.
Sì. Qui ci va questo. E qui ci va questo. Ok. Le lamelle si sono incastrate. La porta della cappella ora dovrebbe essere aperta. Sì. La grata mi ha tagliato la strada di ritorno. Non potrò più tornare indietro. Che bello! Che gioia! Bene! Ho trovato un teschio con degli strani ornamenti. Che non mi ha concesso fare altro, temo. Sì, vabbè. Qualcuno ha svitato da questo dispositivo la leva. Senza di essa non potrò fare molto. E allora vuol dire che non ho soluzione al momento. Qui invece lo scheletro è coperto con segni enigmatici. E scommetto che il teschio di prima va qua. Infatti sul teschio ci sono gli stessi segni presenti sul resto dello scheletro. Lo scheletro è coperto e quindi non è... completamente distrutto. Sono abbastanza... Ah! I segni! Dunque, un triangolo, una F e un lavandino. Che è l'ultimo. Allora, triangolo, F, lavandino e qua qualsiasi cosa... Infatti, l'ordine dei segni è corretto e il dispositivo è acceso. Qualcuno ha svitato questo... Vabbè, Sì! La leva. Non è ben chiaro cosa io debba... Babba via! Qua ci va un'apertura di forma insolita, cioè... Ci vorrà una chiave di forma insolita. È più probabile che mille corvi volino attraverso le la montagna in fiamme che tu, squallido uomo, passi attraverso le mie viscere. Carino. I miei cancelli sono chiusi per sempre per i peccaminosi. Vattene. Mamma mia. Quanta cattiveria in queste parole. Una leva di grazia. C'è il ratto coso di prima. Questa è la leva. La leva arrugginita che ci serve per procedere. Non credevo che ci saremmo ancora incontrati. Come sei riuscito a sfuggire loro? Forse oso chiedere troppo, ma se mi aiuterai ad uscire da qui ti darò qualcosa che potrebbe rendere la tua fuga dal castello nettamente più facile. Dietro di me in basso c'è una leva con cui potrai abbassare la mia gabbia. Riuscire a raggiungerla in questo momento rasenta il miracolo. Tutto a causa della creatura che si cela nella fessura nel pavimento. Prima devi sbarazzarti del mostro. Credo che un buon modo per riuscirci sia darle da mangiare della carne avvelenata. Da qualche parte in questo castello deve esserci una cucina. Per favore, cercala e prepara un boccone avvelenato adatto. Solo allora riuscirai ad abbassare la mia gabbia. Riflettici, ti assicuro che ne varrà la pena. Chissà se io posso scegliere o no se farlo. Comunque, ragazzi, io mi fermerei adesso, visto che siamo arrivati a un momento di pausa, o quantomeno di scelta possibile, potenziale, mi fermerei qua. Io faccio un enorme ringraziamento a Michele per lo splendido regalo, perché è proprio nelle mie corde, come ormai lui ben sa. E tanto c'era il simbolo là, vabbè, io sono andato a intuizione. Un grazie a lui, un grazie a voi che avete seguito, e vi lascio il link alla pagina Steam in descrizione, così che possiate giocare anche voi quando lo vogliate, e il sondaggio in alto a destra, fatemi sapere se vorreste rivederlo oppure se vi basta così. Detto ciò, niente ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima.